Spaccio e minacce, due arresti a Viareggio da parte dei carabinieri che hanno stroncato un vasto giro di spaccio portato avanti in città. Arriva su Noi TV diretta Sindaco, da domani sera approda sulla nostra emittente, il programma che ogni mercoledì alle 21 darà l'opportunità a tutti i cittadini di porre domande e segnalare di servizi. Primo ospite Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca. Anche Lucca in Italy in a Day, c'è anche un frammento della nostra città, un'immagine di San Michele nel film documentario di Gabriele Salvatores proiettato in queste ore in molti cinema italiani. Arte e ingegno lucchese mostra a Venezia, l'opera di Silvia Tuccimei scelta per la mostra curata da Vittorio Sgarbi nell'ambito della Biennale dell'Architettura. Lo sport, il calcio, ora il pensiero vola alla SPAL, la Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Ferrara, da valutare le condizioni di Boilini. Golf croquet, Agostini si conferma numero uno, il giocatore lucchese vince la Coppa del Cerchio disputata all'Acquedotto e vista il titolo tricolore. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque in primo piano la cronaca, un'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Viareggio. I dettagli nel servizio. I carabinieri di Viareggio hanno arrestato due persone per un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti messo in atto in città. Alessandro Ciccone, 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di spaccio e tentata estorsione. Stessa accusa quest'ultima che è costata al carcere anche a Vincenzo Saetta, 45 anni. Una complessa attività di indagine condotta negli ultimi mesi ha permesso ai carabinieri di individuare e smantellare una capillare attività di spaccio organizzata dal Ciccone, secondo l'accusa divenuto in poco tempo il fornitore di numerosissimi clienti. Durante il solo periodo di monitoraggio sono state accertate oltre 300 cessioni di cocaina. Secondo i carabinieri, Ciccone veniva agevolato e supportato dal suocero, Vincenzo Saetta, che in più occasioni sarebbe intervenuto in caso di ritardi nei pagamenti, minacciando e aggredendo i cattivi pagatori. A Lucca, invece, la polizia ha denunciato una donna di 37 anni di San Vito per tentata rapina aggravata. Ieri ha minacciato con una siringa una giovane nel parcheggio dell'ospedale Campo di Marte, intimandole di consegnarle il telefonino. La donna ha anche afferrato la ragazza per il collo, poi è fuggita. La polizia ha raccolto la descrizione della rapinatrice e, dopo aver intuito di chi potesse trattarsi, ha mostrato un album fotografico alla vittima, che ha riconosciuto l'autrice del misfatto. La 37enne è stata rintracciata a casa e denunciata. Grave incidente questo pomeriggio a Decimo, sulla via Lodovica, lo scontro frontale fra due auto, due le persone trasportate all'ospedale San Luca di Lucca, in particolare un giovane con gravi ferite, non in pericolo di vita, ma comunque trasportato in ambulanza in codice rosso. Decisivo intervento della Guardia Costiera di Viareggio questo pomeriggio per trarre in salvo una giovane donna di 32 anni che a bordo di un kayak si era allontanata troppo dalla costa e non riusciva più a guadagnare la riva. Allertati da un'amica, gli uomini della capitaneria hanno recuperato la ragazza sana e salva. E adesso parliamo della nuova trasmissione che prende il via domani sera su Noi TV, diretta Sindaco, ogni mercoledì alle ore 21. A disposizione di tutti per un'ora, un'occasione unica per un confronto aperto sui temi più caldi del suo territorio. Arriva su Noi TV diretta Sindaco, la nuova trasmissione che ogni mercoledì sera ospiterà un primo cittadino della provincia di Lucca. Un appuntamento appositamente realizzato in diretta per permettere a tutti voi telespettatori di porre domande, segnalare disservizi, ma anche, perché no, complimentarvi con il sindaco di turno. La prima puntata di Diretta Sindaco, condotta in studio da Egidio Conca, regalerà subito Alessandro Tambellini, primo cittadino del comune capoluogo. Per comunicare con Diretta Sindaco è possibile inviare una mail a noitv@noitv.it fino alle 20:30 del mercoledì, oppure inviare un sms al numero 348-65-59792, anche durante la diretta. Intanto questa mattina la Giunta Comunale di Lucca, guidata da Tambellini, ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione della nuova rotatoria di Porta Elisa. Il progetto, per un importo complessivo di 400.000 euro, prevede
l'eliminazione del semaforo davanti all'ingresso dentro le mura e in viale Castracani. A proposito di politica, sei sindaci della provincia di Lucca, ovvero Alberto Baccini, Rino Simonetti, Marco Bonini, Giordano Ballini, Valerio Amadei e Andrea Bonfanti, hanno scritto una lettera aperta al presidente della provincia Stefano Baccelli chiedendogli di candidarsi alle regionali. Ti scriviamo questa lettera perché siamo convinti che tu debba rappresentare il nostro territorio in consiglio regionale, scrivono i sei sindaci, e desideriamo chiederti di accettare la candidatura nelle liste del Partito Democratico in modo franco e trasparente. A proposito di nomine, intanto Maurizio Verona, il sindaco di Stazzema, è stato eletto presidente della comunità del Parco delle Alpi Apuane. Un'altra notizia di politica, ma che poi interessa anche i cittadini, perché il presidente della provincia Baccelli ha inviato al governatore regionale Enrico Rossi una lettera in cui chiede l'estensione delle eventuali procedure contributive della regione toscana anche a favore della popolazione lucchese, imprese e privati colpita dall'evento alluvionale dello scorso luglio in Valfreddana. Proprio in questi giorni la regione aveva disposto questa procedura per i territori colpiti il 19 e 20 settembre dagli episodi di maltempo in tutta la Toscana. E adesso parliamo della conferenza zonale dei sindaci che questo pomeriggio si è riunita a Capannori. All'ordine del giorno, come prima cosa, c'era l'elezione del nuovo presidente, ma invece l'elezione non c'è stata. Vediamo perché. Ancora una fumata nera, nessuna votazione sulla presidenza della conferenza zonale dei sindaci riunita nelle sale del comune di Capannori. È stato il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a chiedere attraverso il vice sindaco Ilaria Vietina che non si votasse. Tambellini, ha spiegato la Vietina, desidera che la conferenza si occupi delle questioni concrete. Il tema della presidenza potrà essere affrontato la prossima settimana. Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, presidente in pectore, aveva convocato la conferenza per parlare di temi centrali come il fondo per la non autosufficienza e la gestione unica fra azienda ASL 2 e comuni dei servizi sociali e sanitari della Piana. I sindaci si sono trovati d'accordo, decidendo che la strada da percorrere sia questa per facilitare l'accesso ai servizi e per rendere questi ultimi uniformi sull'intero territorio. La prossima riunione della conferenza zonale della Piana è prevista per la prossima settimana. Ieri la segnalazione dei cittadini di San Filippo contro i rumori provenienti dal nuovo ospedale. Oggi la risposta dell'azienda USL 2 che garantisce un intervento per ridurre i seppur necessari rumori. Le porte allarmate sono una necessità per la sicurezza di utenti e operatori, spiega l'azienda. Comprendiamo comunque le osservazioni dei residenti e per questo abbiamo già sollecitato il concessionario a rendere operativi a brevissima scadenza due tipi di intervento: abbassare il tono e il volume delle sirene e rendere il suono meno impattante verso l'esterno. Per quanto riguarda gli impianti presenti sul tetto del San Luca, il concessionario ha già effettuato campagne di mitigazione dell'impatto acustico, che comunque è nei limiti di legge e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Ritorniamo in Versilia per due notizie, innanzitutto a Pietrasanta, dove sembra essere giunta al termine dopo tanti anni la vicenda dell'ex Jamaica Pub. Infatti lo stabile di proprietà comunale è stato affidato grazie ad una gara, in particolare gara che è stata vinta dalla società Alimarti per un canone annuo pari a 66.000 euro. E invece è lutto a Stiava, dove è scomparso a 73 anni Italo Marchetti, titolare della pasticceria e panificio omonimo, molto conosciuto davvero in questa frazione. Lascia la moglie e le figlie, il funerale si svolgerà domani alle ore 17 nella parrocchia di Stiava. Adesso parliamo di cultura, in particolare di cinema, cinema che incontra però anche la televisione, fra poco scopriremo perché. Infatti anche Lucca appare e apparirà in Italy in a Day, questo documentario, questo film firmato da Gabriele Salvatores. Vediamo perché. C'è anche un frammento di Lucca, un'immagine di San Michele nell'Italy in a Day di Gabriele Salvatores proiettato in queste ore molti cinema italiani.
un'opera innovativa basata su oltre 44.000 video inviati dalla gente comune per raccontare una tipica giornata del nostro paese. Il regista premio Oscar ha scelto un giorno, il 26 ottobre 2013, e ha chiesto agli italiani di inviargli video che raccontassero l'Italia che non si arrende e pensa in positivo. Tra oltre 2.200 ore di immagini ricevute, ha scelto anche quelle girate da Marina Capovilla, uno scorcio di Piazza San Michele che appare intorno al 50° minuto. Marina, perché ha scelto come soggetto Lucca al mattino? Ho scelto Lucca al mattino perché in me suscita un'emozione ogni mattina quando apro la finestra. E quindi volevo che anche i destinatari di questo docufilm credessero, cioè vedessero e verificassero questa emozione. Quindi volevo trasmetterla agli altri. Dopo il successo registrato al Festival di Venezia come film fuori concorso, Italy in a Day in queste ore va alla prova del grande schermo, prima della proiezione in programma questo sabato alle 21.30 su Rai 3. Ma comunque vada, per Marina, informatica lucchese, con un grande amore per la fotografia, rimarrà un'immensa soddisfazione. 44.000 filmati sono stati inviati a Salvatores e al gruppo di Italy in a Day dell'Indiana Production e sono stati selezionati 627. Quindi nonostante sia stato scelto il mio filmato per qualche secondo, qualche battito di ciglia se vogliamo, la soddisfazione è stata veramente enorme. Sarà Alessio Boni il protagonista del secondo appuntamento con le conversazioni in San Francesco questo sabato alle ore 21, rassegna promossa dal Comitato Nuovi Eventi per Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, una serata spettacolo curata dal poeta Giuseppe Conte che attraverso la voce di Alessio Boni ci condurrà in un percorso di letture di testi che hanno celebrato e consacrato nei secoli la figura femminile e l'amore. Biglietti gratuiti disponibili al Teatro del Giglio, si comincia domani con la prevendita fino a sabato. E a proposito di cultura, ancora cultura, parliamo di arte e di un artista lucchese di adozione che sarà protagonista a Venezia. Silvia Tuccimei è nata a Roma, ma il suo legame con Lucca è indissolubile. Lucchesi erano alcuni suoi avi, lucchese è ormai divenuta lei da qualche anno, da quando, dopo aver girato per tutto il mondo, ha deciso di tornare in Italia, scegliendo questa città come fonte di ispirazione e luogo ideale per creare. Ma qui ha trovato anche degli artigiani che l'aiutano a realizzare le sue incredibili idee come Orgasmo Cosmico, l'opera che è stata scelta per la Biennale dell'Architettura di Venezia all'interno della mostra Spoleto incontra Venezia, curata da Vittorio Sgarbi. La forma è un nodo di Möbius, quindi da una superficie piana che subisce una torsione e quindi diventa infinita perché lo spazio praticamente è curvo. Orgasmo, quindi cosmico, per definizione l'orgasmo è un attimo fugace, unico, fugace, e quindi anche lì dal fugace all'infinito. Prima della partenza, questa possente struttura, realizzata in acciaio inossidabile, è stata smaltata dalla nuova Lucca Car, ma il lavoro più difficile è stato negli ultimi due mesi, quando l'idea di Silvia Tuccimei è divenuta realtà grazie all'abilità degli artigiani delle officine metalmeccaniche Monzagrati che hanno plasmato l'acciaio non senza poche difficoltà. Diciamo che è stata un lavoro che non abbiamo mai fatto prima, quindi bene o male in questa novità ogni passo veniva scoperto, non è che sapevamo già come fare, quindi era solo un problema tecnico. E mano a mano abbiamo cercato di crearci degli strumenti che ci potessero servire solo per quest'opera, non erano strumenti che servivano in officina ad altri scopi. Li abbiamo creati e abbiamo cercato di lavorare per poter lavorare l'acciaio e anche tutto il sistema di piegatura. Lo psicologo psicoanalista Massimo Recalcati sarà protagonista domani di un incontro in programma a Palazzo Ducale alle 17.30 nella sala De Mollo. L'iniziativa dal titolo Padri e figli, uomini e donne, labirinti della vita amorosa, organizzata
dalla provincia in collaborazione con il cantiere gestito dal CES di Lucca, nel corso del quale verrà affrontato il delicato tema delle relazioni familiari. Insomma, un incontro aperto ai tutti i genitori, alle mamme e ai papà. È davvero tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la linea, la pagina sportiva.